Ecco qua, stiamo facendo un piatto tipico di Roma. È una ricetta segreta, vero? No, che segreto, questa è la carbonara è carbonara, non c'è segreto. Vabbè, ma la carbonara sono carbonare romane, carbonare triestine, No, carbonare. queste sono carbonare romane. Allora, vedi. Questa sera non parliamo di UFO, ma parliamo di ufologia a tavola, nel senso che è un piatto extraterrestre, carbonara romana. Allora, cosa ci metti? Innanzitutto per quante Comune persone? rosso per ogni commensale che la mangia, Sì? e più ci si mette un rosso più un po' di chiara per il piatto, nel senso che sono tre rossi praticamente. E questo perché la mangiamo io e te questa sera la carbonara. Solo che ci ha detto male, non abbiamo trovato le galline nudite a grano e quindi non sono poi tanto rossi, sono un po' gialli. Vabbè, ma non fa niente, tanto il risultato sarà perfetto lo stesso. Questo è proprio il percorso, la filiera della carbonara romana proprio. Questo che cos'è? Questo è il pecorino romano, Vai a vedere. che anche questo purtroppo non è proprio romano romano, ma potrebbe anche essere stato fatto in Sardegna, perché hanno permesso che il pecorino romano venisse fatto anche in Sardegna. Diciamo, è importante. Comunque è pecorino romano. Grattugiato, vero? Esatto, Quanto circa grattugiato. ci metti, circa come quantità? Adesso ti faccio vedere com'è, perché il concetto è occhio, perché potrebbe anche essere da aggiungere, in quanto c'è il discorso che deve diventare una cremina con l'uovo, capito? Aspetta che mi sposto. Scusa che non ho trovato la forchetta, aspetta. Allora, uovo, solo uno con la chiara, pecorino e si fa l'amalgama per fare la cremina. Come grammi circa quanti grammi circa? Allora, aspetta, aspetta che adesso te lo dico, perché siccome io regolo sempre occhio col pecorino, perché è il pecorino che aggiungendolo all'uovo fa la crema, capito? Non ti dico quant'è. Comunque, un etto di pecorino e non sbagli con l'uovo, 80 grammi. Qui già comincia, sembra quasi che è sufficiente. Allora, ricordate che questo è per due persone, perché se no sono un rosso a testa più uno per piatto. Quindi se siete in quattro sono cinque rossi d'uovo più un uovo che mette anche la chiara. E poi va tutto amalgamato con il pecorino. Pecorino, spolverata di pepe. Aspetta che la mettiamo un po' più grossa, se no ci mettiamo una vita. Ecco. E la cremina è pronta, in attesa che si faccia il guanciale. Prendiamo il guanciale. Quanto guanciale per due persone hai messo? Diciamo anche qui sarà, diciamo, 80 grammi. Vedete come viene? Con olio d'oliva, vero? Esatto, un goccino d'olio d'oliva, ma proprio un goccino, Ok, perché facciamo vedere poi il goccino. quello che deve venire è il grasso del guanciale che deve poi dare la parte più sostanziosa. Lo separiamo il guanciale. Nel frattempo che la pasta aspetta che l'acqua bolla, perché se l'acqua non bolle non possiamo fare la pasta. Aspetta, non riesco. Ho sbagliato, lo dovevo separare prima. Ecco, questo va separato tutto. Perché al Fuoco, contatto, vediamo un po' a fuoco forte. no, fuoco molto basso, perché non deve bruciare, deve rilasciare il grasso, capito? Adesso vedrai che quando arriva alla temperatura giusta comincia a rilasciare il grasso e comincia ad esserci più liquido nella pentola.
fatto sta precacia, che col cavolo di attaccarlo. Allora, 10 gradi. Vabbè, tanto l'acqua bolle ancora, ci abbiamo tempo. Quindi non fate l'errore che ho fatto io, se prendete il guanciale, mettetelo separato e non attaccato, perché sennò come comincia a cuocere si attacca tutto, perché giustamente comincia a squagliarsi il grasso e tende ad appiccicarsi pezzetto con pezzetto. Vedete come aumenta su nel padella la parte liquida? Allora, beh, che sentiva la lista bassa. Siamo per sotto. Prossimo passo? Allora, il prossimo passo è aspettare che il guanciale rilasci completamente la sua parte grassa, ma che non si dori troppo, perché poi bisogna, quando la pasta è cotta, bisogna aggiungere i rigatoni dentro e saltarli in padella con il grasso. Dopodiché si aggiunge direttamente. Questo lo vediamo nelle fasi successive, giusto? Senti che profumino? Sì, sì. Il guanciale. Come giri il guanciale? Ah, tu puoi vedere. Puoi vedere lo spadellamento? Voilà! Voilà! Su pezzettini non c'è niente di gradante, Adesso deve diventare guanciale a rosa, come questo colore qua, giusto? Sì, esatto, come comincia a rosare, bisogna poi, se non deve dorare, non deve scurire, perché bisogna aggiungerci poi la pasta che avete scelto, o gli spaghetti, o i rigatoni, o le mezze maniche. Io preferisco i rigatoni perché si insugano meglio, come si suol dire, no? Tirano su meglio la crema con tutto il condimento. Vedi come aumenta la parte, la parte liquida. Vediamo un po' se questa bolle. Ecco, abbiamo fatto. Abbiamo dovuto mettere il coperchio. Questo è il sale? Sì. Ecco, vedete la mano mia? Praticamente un pugnetto. E poi andiamo a aggiungere questa, una pasta che è fatta con il grano duro. Andiamo a mettere circa, beh, siamo due persone, un etto zitto. Perché siamo gente che mangia, più che altro, perché sennò la fortuna dovrebbe essere 80 grammi, ma... La roba ti dice che ce fai con 80 grammi? Stavi dicendo della pasta? Che bisogna girarla durante il periodo della cottura, questa poi è una pasta che deve essere cotta in 14 minuti. Dai 10 ai 5 minuti che mancano bisogna girarla spesso per evitare che quando rilascia l'amido si attacchi in fondo alla padella. Quindi ogni tanto, fra i meno 10 e meno 5, bisogna girare. Ecco qua, vai. Eccoci qua. Un momento importante che è la scrotura della pasta, che non deve essere né troppo. Non deve essere troppo cotta, perché la dobbiamo poi saltare adesso in padella. Scoliamo un pochino e aggiungiamo. Scoliamo. E aggiungiamo. E voilà. Prossimo passaggio? Adesso stiamo praticamente facendo imbibire i rigatoni con quello che abbiamo fatto rilasciare al nostro guanciale di Amatrice.
Quindi, come vedete, mano a mano che io rigiro, i nostri rigatori cominciano a prendere quello che c'è nella padella, che è una cosa veramente buona. Sicuramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità non sarebbe d'accordo, perché secondo loro il parmigiano è da mettere all'indice perché c'ha troppi grassi, ma io dico sempre, anche bere troppa acqua, se uno esagera rischia la congestione, il problema è sapersi dosare, ma perché rinunciare al gusto? È come dire, il vino è fatto con l'etanolo e provoca la cirrosi epatica, ma se io ne bevo in modica quantità durante i pasti e me lo degusto, sicuramente non morirò per questo problema. E adesso la nostra cremina aspetta di sposarsi con il rigatone e il guanciale da matrice. E voilà, questo amalgama è importantissimo, perché è questo che fa di tutti gli ingredienti una buona, bella e buona carbonara. Possiamo concludere con buon appetito? Certo, buon appetito a tutti. E alla prossima. E non posso farne a meno, non scordatevi che noi non siamo soli nell'universo. Dimmi un po', la rubrica come si chiama? Ghiottonando, no? Ghiottonando. C'è anche cominciare una rubrica nuova ghiottonando, perché no? Tratti in bocca alla romana. Questo che cos'è? Questa è con la parmigiana, con la melanzana. Melanzana con la parmigiana? Melanzana. Questa era con funghi e pomodorini. Ecco, questa vedo un po' più difficile. Cosa gratin? Patata col gratin? Gratin sarebbe col pomodoro, con il parmigiano. Ripeti un po' come sono fatte queste patate. Allora, melanzane e pachino, broccolo romano e provola, zucca e provola e zucchine. Ah, zucchine, ecco, non ho più melanzane, zucchine.